Gentili amici di TG Plus del TG Plus Focus, ben ritrovati. Siamo oggi con Giorgio Daniel, titolare di Agricom SRL, azienda di Fossalta di Piave, che da oltre 30 anni si occupa di ritirare gli sfridi della produzione agroalimentare da destinare ad uso zootecnico e per la produzione di energia pulita. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per avermi intervistato. Senta Giorgio, lei si considera un pioniere nel panorama nazionale? Io sin da piccolo ho sempre pensato un po' al riuso, era un mantra di famiglia, riutilizzare, risparmiare, rispettare. Quindi è stata una scelta naturale creare e sviluppare un'azienda che facesse di questa filosofia, ne facesse anche un lavoro. Siamo diventati in 30 anni, 33 anni da quando Agricom è nata, Agricom è diventata la prima azienda a livello nazionale per la produzione, quindi recupero e produzione di biomasse per fare biogas, biometano, e siamo i secondi per il riutilizzo di alimenti, ex alimenti per l'uomo, prodotti da forno, pane, pasta e biscotti. I secondi in Italia per farne mangime, trasformarli in alimenti per animali. Senta Giorgio, voi avete organizzato per giovedì 28 settembre un evento dal titolo Come lasciare un'impronta senza calpestare nessuno, la sfida agroalimentare per minimizzare l'impatto sull'ambiente. Domanda retorica forse, ma qual è il vostro obiettivo, Giorgio? Questo è il terzo appuntamento che facciamo, dedicato a stimolare un confronto sui temi e sui valori della sostenibilità. Si parla di economia circolare. Vogliamo ancora una volta rilanciare, quello che lo abbiamo definito un SOS per coinvolgere più imprese, ok, al Certo. riutilizzo degli scarti che magari altrimenti ancora vengono gettati nell'immondizia ed è un peccato perché potrebbero essere riutilizzati. Questa è la nostra sofferenza quasi quando vediamo che ancora va a finire nel bidone dell'umido e non nel cassone del riutilizzo Chiaro, per fare chiaro, chiaro, macime. chiaro. Ok? Senta Giorgio, ma cosa si augura per il futuro, quindi? Beh, mi auguro che ci sia una circolarità di questi valori, economia circolare, che diventi che prenda coscienza nelle persone, nelle generazioni future. Noi siamo di passaggio in questo pianeta ed è importante che di noi rimanga un'impronta positiva per i nostri figli e nipoti. Cerchiamo di farlo da oltre 30 anni in maniera naturale, naturalmente, però bisogna lavorarci e diffondere questa idea, ecco.